Nel mio intervento ho parlato di malingering. Malingering è la simulazione della malattia mentale qualora si abbia una motivazione a far finta di avere una malattia fisica o psichica per ottenere un beneficio di natura economica piuttosto che di natura giuridica, penale o quant'altro. La simulazione della malattia mentale è un fenomeno che ha dei costi sociali, che è ampiamente diffuso nella misura in cui si vuole migliorare la propria condizione di vita piuttosto che ottenere una pensione o cose di questo tipo, è abbastanza diffuso e quindi è piuttosto importante riuscire a riconoscerlo, soprattutto nei contesti clinici. Per riuscire a farlo bisogna essere dei clinici che sono preparati a fare questo tipo di lavoro, e ci sono alcune caratteristiche che sono state descritte dalla letteratura internazionale, e bisogna usare degli strumenti che siano in grado di rilevare questo tipo di fenomeno, cioè sensibili. Di questo si è occupato il mio collega. Io appunto ho descritto tre macro categorie di strumenti che abbiamo a disposizione per l'assessment di un potenziale malingering. Il primo è il colloquio. All'interno del colloquio ci sono degli strumenti che sono fatti apposta per individuare un possibile malingering, tra cui ad esempio la SIRS, in cui ci sono appunto le domande predefinite per indagare la possibile falsificazione del quadro sintomatologico da parte dell'intervistato. Poi ho parlato un pochino del linguaggio non verbale, delle contraddizioni che possono esserci tra il linguaggio verbale, tra quello che viene comunicato dall'esaminato e quello che il suo corpo dice di sé. Poi ho passato a rassegnare alcune strategie utilizzate dai questionari autocompilati o self-report. Tra questi, alcune delle scale più frequentemente utilizzate sono quelle che rilevano l'implausibilità dei sintomi, quindi sintomi particolarmente infrequenti. Se vengono riportati sintomi che sono molto infrequenti, nasce il sospetto che il sintomo non sia autentico. Poi delle scale sull'incoerenza del quadro presentato, quindi il fatto di contraddirsi all'interno della presentazione sintomatologica. E infine ho passato a rassegna alcune strategie utilizzate nei test cosiddetti di performance, in cui si osserva la persona mentre fa un compito. Quindi se fa il compito senza dare risultati sufficientemente credibili, perché ad esempio sbaglia tutte le risposte di un compito cognitivo al di sotto di quello che potrebbe essere atteso sulla base di risposte date completamente a caso, allora appunto in questo caso nasce il sospetto che la persona stia manipolando volontariamente la propria presentazione sintomatologica.